Buongiorno ragazze, un minuto di ritardo, un minutino di ritardo. Benvenute anche oggi al nostro appuntamento del mercoledì, dove ci sono sempre tante tante novità. Oggi è una bella giornatina col sole un po' freschina. Io ho scelto delle cose molto pratiche, ho scelto abiti da presentarvi un po' a tendenza moda, delle novità spettacolari e partiamo subito, poi vi farò vedere anche delle piccole novità per quanto riguarda la profumeria. Allora, oggi mi sono presentata elegantina, pensando che molte di voi stanno cercando dei completi particolari o degli abiti per partecipare a delle cresime, fare le madrine, oppure siete le mamme di quei fantastici ragazzini o ragazzine che hanno quel giorno importante e anche voi volete essere all'altezza di quella giornata e mi sembra giusto. A volte mi dicono non è troppo, no, perché quello è il giorno di tuo figlio o di tua figlia e tu devi onorarlo con dell'eleganza. Non diamo un passalà, anche perché non significa per forza spendere chissà che cosa, ma avere quell'occhio di riguardo per i momenti importanti. Allora, oggi ho indossato questo nuovo completo di tensione con un pantalone scivolato morbidissimo, molto molto fluido e tanto ampio. Qui sopra non ingrossa, anche le pence scendono proprio dritte. È un azzurro delicatissimo, ha il suo crosettino, quindi è composto da pantalone e crosette. Come potete vedere, hanno allungato leggermente il gilet, l'hanno allungato, quindi arriva a metà sedere, fa un po' più da gilet giacca e sotto ho messo questa fantastica camicia bianca. Voi direte una camicia bianca, ma se venite a toccarla, a vederla, vedete proprio la trasparenza di questa telina che uno fa effetto elegante, vedo non vedo, con le due tasche sul seno. E due, una volta che voi non la volete usare come camicia molto importante per un gilet o per qualcosa di elegante, cosa fate? La usate lasciata fuori, lunga, fresca per tutta estate, dà quell'idea di leggerezza e di freschezza per il caldo che verrà di sicuro. Quindi questo è un gilet con il suo pantalone che è un po' la novità. È una taglia S, veste un 40-42, benissimo. Tasche, bottoncini. Qui sotto potreste anche mettere una semplice camicia anche bianco di cotone normalissimo, oppure qualcosa con delle rouge un po' particolare, ad esempio una camicia rosa con delle rouge molto fresca vicino a quella a righe rosa. C'è una camicia, ok? Guardate, vi faccio vedere l'alternativa. È un rosa delicatissimo che se voi lo mettete non ha una rouge troppo importante che vi dà fastidio, ma è sempre telina trasparente, mussola di cotone e vi dà quel tocco di un po' più di pomposo che è diverso dal solito. Allora, dopo vi darò i prezzi di questi due tre pezzi che indosso. Nel frattempo, allora, come avrete capito, anche quest'anno la tendenza moda cos'è? Il pantalone largo. Io faccio di tutto per trovarlo anche stretto per chi comunque si vede con le cose ancora un po' aderentine e strette. Quindi la mia ricerca è sempre in atto. Infatti ho trovato anche dei bei jeans strettini, push-up, aderenti, morbidi, quindi nel caso venite a dare un occhio, ma la tendenza moda è il pantalone largo fluido e soprattutto tanti pantaloni sia in cotone, garza di cotone, ma anche quella famosa telina di jeans che fa un po' da asciugatutto quando esce quel caldo esplosivo dove voi non volete sentirvi nulla addosso. Quindi questi sono tessuti molto molto ricercati e di qualità. Vi faccio vedere un po' le varie
diciamo, ampiezze del pantalone. Allora, a parte quello che indosso io, che logicamente poi potete sdrammatizzare con una scarpa jeans sopra, una semplice t-shirt bianca, un maglioncino e spezzare tutto il completo e mettere anche questo gilet sopra un semplice jeans, oppure siete vestite tutte di blu, lo metti tipo giacchettina lasciato aperto, sta benissimo. Ma vi faccio vedere, questo è un jeans largo, guardate, io cerco di muoverli per far vedere proprio la leggerezza e come sono fluidi e quindi delicati come tessuti. Questo è un jeans un po' slavato con elastico in vita, molto ampio, vedete com'è ampio, ma poi scende, casca morbido, sempre tasche, a un prezzo di 52 euro. Veste molto bene anche con l'elastico, c'è la S e c'è la M. Poi un altro tipo di jeans, simile a quello ma con un altro punto di azzurro celeste, sembra quasi una gonna, vedete, unito sembra quasi una gonna. Qui abbiamo sempre tessuto morbido, scivolato, elastico, pantalone ampio, questo 36 euro, a differenza dell'altro ha solo l'elastico e non ha le pence, a differenza di quello che vi ho fatto vedere prima. Poi, sempre di flirt, questo è un pochino più contenuto, fatto quasi come un pantalone tuta, quindi un attimo più ristretto, non così ampio, due tascone, culisco in elastico a 72 euro. Poi abbiamo un altro colore, perché io se li vedo li prendo tutti, questo è un jeans un po' più scuro, sempre ampio, morbido, con questa riga che vedete davanti, e viene esattamente 47 euro, quindi scelta ne abbiamo abbastanza. Oltre a questo, vi volevo far vedere, sempre del genere di pantalone largo, è arrivato questo tessuto che è un mistolino freschissimo, questo color biscottino cammello chiaro, anche qui vedete che ha solo l'elastico, quindi non ha la pence ma ha le tasche, è leggerissimo, veramente molto fresco, e viene 32 euro, anche questo qua veste molto molto bene. E sopra ho abbinato, così vi faccio vedere, questa fantastica camicia di tensione che è arrivata ieri, viene 138 euro, è una camicia in jeans con sopra tutti questi ricami, vedete, proprio sono ricami non applicati ma proprio fatti sul tessuto nel colore biscotto, che abbinato così è una cosa esplosiva, nel senso che è molto delicata ma nuova e diversa dal solito anche come completo. Poi, sapendo che state cercando sempre qualcosina, se qualcuno ha una taglia più morbida, venga alla Rio. Vi faccio vedere, ho trovato il completo nel nuovo colore, color biscotto chiaro, veste molto molto bene sia di vita che di sedere, non ha le pence, vedete che scende dritto, tasca tagliata, ok, pantalone ampio, morbido, tessuto tecnico che scivola, e sopra che cosa c'è? C'è questo stupendo, adesso vi dico, il pantalone viene 69 euro. Intanto vi faccio vedere il gilet lungo. Questo è un gilet lungo che prima di tutto può essere usato anche come sopravvitino, come cambio stagione, perché poi mettete sotto anche un bel maglioncino, guardate che spettacolo, anche con l'azzurro. Questo è un gilettone lungo, spacchi laterali, voi mettete sotto il vostro pantalone, la vostra camicia bianca, azzurra, rosa, qui sta bene un po' di tutto, e siete elegantissime per un matrimonio, per un'occasione speciale, e poi spezzate il tutto, perché questo panta velocissimo e questo gilettone, diciamo che è molto particolare, originale, copre tutto, non segna niente, dà l'effetto elegante, se lo volete elegante, dà un effetto più sportivo col vostro jeans, il vostro pantalone anche strettino sotto, camicione lasciato fuori, scarpa ginnica, però è un punto di biscotto molto delicato, non è quel biscotto cammello, è quasi un burro un attimino più carico. E il gilet viene
126 euro. Adesso andiamo avanti. Allora, altra novità, sempre rimanendo in tema di pantaloni morbidi, larghi, di jeans. Questo è un completo appena arrivato con culisse, questo particolare che esce dal pantalone bianco, quindi vi dà idea di stoffettina che esce, pantalone che scende un po' più strettino sul fianco e poi scende molto molto ampio, sempre molto leggero, e viene 69 euro. E poi sopra c'è la sua camicina corta crop, bellissima, indossate insieme, messo insieme così è un completo meraviglioso. Ma questa camicina voi potete usarla anche come bomberino, nel senso mettete sotto anche una camicetta in viscosa lucida, mettete sopra la camicina lasciata aperta e sembra un giubbinetto. Vedete, il completo insieme a me piace tantissimo. Quest'anno i completi uniti a macchia mi piacciono tanto. È da 2 anni che provano a partire, ma quest'anno vedo che li accettate più serenamente questi completi. Non avete più lo shock da dire, ma no, tutto insieme. Sta bene insieme, molto bene. Altra novità, la camicia di jeans, taglia unica, quindi spalla bassa, non abbiamo problema che tira il seno, quindi un po' per tutte le taglie. Jeans non pesantone, quello anni 80-90 che se la mettevate non vi faceva più respirare. Prezzo 43 euro e 2 taschine. Vedete che scende dritta, non troppo tonda, e la potete usare anche come giacchettina. È molto molto fresca, anche su un jeans bianco sta benissimo. Se voi avete un jeans bianco vita alta, mettete sopra la vostra camicia di jeans, fa un po' stile marinaretto e soprattutto molto primavera. E calcolate che questi jeans ce li ho fino alla taglia 48, vestono benissimo anche i culetti un po' più morbidosi, ok? Allora, altra novità che sta andando molto è la macchia di rosso. La macchia di rosso sta piacendo, quindi il rosso come colore, che era un po' di tempo che non andava più come il marrone di quest'inverno, è richiesto, e quindi io ho preso questa camicina in mussola di cotone con la manica che arriva fino al gomito, quindi copre quel coso lì che non volete far vedere. Viene 47 euro, ha una bella fantasia, un po' diciamo sopra mezza floreale etnica, sotto maculata, ma non è un maculato troppo aggressivo, e potete benissimo usarla con le famose gonne da 21 euro scivolate e morbide, che potete usare in più occasioni anche per creare un po' l'effetto di stacco. Questa gonna è disponibile nel nero, nel rosso, che adesso ve la faccio vedere, e nel verdone militare. Questa è la rossa, a cui non ho resistito, perché va veramente tanto. Anche il rosso messo con una camicia di jeans, con una scarpa, una sneaker rossa, sta molto bene. Mi piace il rosso. E questa l'ho abbinata, se voi volete fare l'effetto rouge, molto sexy anche, e molto aggressive nel colore fuoco, potete fare la gonna, 21 euro, la maglietta, 21 euro, tutte vi guardano e non arrivate a 50 euro, cioè, ma dove andate? Ma dove andate a cercare questi prezzi? E poi questa camicia, che lo dico sempre, è una delle camicie più vendute del cambio stagione, perché veste benissimo il giro manica, perché non ha il punto della spalla, la si può usare morbida. Ho vestito l'altro giorno una mia cliente che aveva un pochino il problema sul davanti, quindi cosa abbiamo fatto? Queste lunghezze sono perfette perché non segnano nulla, scendono giuste, non mi fanno vedere quello che non voglio far vedere. La gamba sotto abbiamo messo un jeans leggermente scampanato, elasticizzato, quindi abbiamo valorizzato la gamba e abbiamo dato colore sopra, raffinatezza, ma senza segnare i punti critici. Questa e camicia viene 43 euro ed è disponibile, mi pare, anche nell'avorio, nel nero, nell'azzurro e nel blu. Poi altra
secondo me, un cavallo di battaglia del cambio stagione è la tuta. La tuta la stanno facendo in tanti modelli. Quindi abbiamo la tuta dritta, che questa è stupenda, indossata, color militare, taglia M, veste bene, un 2-4 bello pieno, molto raffinata, elegante anche questa. Se avete bisogno di usarla per una cerimonia, non è una tuta troppo sportiva, proprio casca dritta con sotto un bel tacco, con sopra anche un giubbettino oro, qualcosa di anche traforato, è raffinatissima. Il color militare è veramente raffinato e viene 63 euro. Poi un'altra tuta che mi è arrivata ieri, a cui non ho resistito, è questa tutona larghissima. Vedete che anche questo è un tessuto in viscosa morbido che scende, elastico in vita. Poi abbiamo qui davanti un drappeggio, vedete, un drappeggio, quindi non è scollata, abbiamo delle pensettine, smanicata, cintura in vita, che se volete potete mettere anche un altro tipo di cintura. Ho scelto questo azzurro, vedete, con i pantaloni sotto, perché è molto raffinato, potete abbinarlo benissimo anche a un giubbino in cuoio in pelle, a un giubbino nero in pelle, a un cardigan lungo traforato anche nell'oro, nell'argento, e renderla veramente molto elegante. E costa 74 euro, è disponibile anche nel colore nero, che non avevo più nulla di nero. Questa è una tuta che veste una M, quindi un 44-46, perché ha l'elastico in vita, quindi facilmente adattabile, e io vi invito a venire a provarla, questa M e l'altra S. Poi altra tuta è questa in viscosa, questa è una viscosa leggerissima, proprio fresca fresca, quei tessuti che appena scoppia il caldo fate tipo pigiamino, la mettete su giù, freschissima, semplice, pezzettino di manichina a V, fa passare un po' l'aria dove deve passare, scende non troppo larga, questo pantalone dritto, a 75 euro, disponibile mi pare anche, penso, nel colore nero, nell'XS. Poi sono arrivati, allora questo dovrei farvelo vedere, ma non so se riesco a cambiarmi e non incastrarmi. Questo è il nuovo abito. Sapete che tutti gli anni proponiamo l'abito in viscosa elasticizzata, quasi tela vela, e è un abito che piace tantissimo perché fa un effetto sia pratico da giorno, sia un effetto, diciamo, elegante da sera, dipende dall'accessorio con cui lo mettete. Rispetto a quello dell'anno scorso, ha lo stesso taglio sulla parte sopra e sotto non ha più le pence, non ha più le pensettine, va giù un po' più lungo, così che chi ama arrivare alla caviglia può soddisfare quel desiderio, altrimenti semplicemente una tagliatina e lo si fa alla lunghezza desiderata. Veste molto bene perché appoggia sul sedere e non fascia per nulla, ed è molto facile, pratico, lo lavate, lo appendete, non è da stirare, molto bello. Stessa stoffa con cui facciamo la tuta, passi la tuta per favore, quella azzurra, quella, grazie. Questa è la tuta nello stesso tessuto, la famosa tuta gettonatissima della Duda, che sembra una gonna pantalone. Hanno fatto la zip pro pipì, perché se dovete andare in bagno la tirate giù da davanti, quindi non rischiate né di farvela addosso né di chiedere a qualcuno di abbassarvi la cerniera. Dietro ha le due taschine sul sedere ed è una delle tute che ogni anno rifanno, perché ogni anno è richiesta, e chi l'ha presa in alcuni colori poi la rifà in altri l'anno dopo. Questo invece è l'abito, che è disponibile nella taglia M e nella taglia L, nel colore blu scuro, molto bello anche questo. Non so, se si volesse coprire, diciamo, la parte delle maniche delle braccia, ho preso queste camicine ieri nuove, spiritosissime, proprio a quadrettino, vedete, scendono dritte a scatoletta con i lacci per creare un nodo, manichina non troppo stretta, tre quarti, che vi faccio vedere come sta bene messo sull'abito. Quindi potete rendere più spiritoso l'abito, mettete una scarpa ginnica bianca
e voi siete già con un altro tipo di abito. Io quest'abito lo uso in mille salse, veramente. Sia per stare qui in negozio, metto sopra una camicina anche annodata di jeans, mentre la sera mi metto un tacco, una bella collanona alla Marta Marzotto, che quest'anno va tantissimo, bella pacchiana, grossa, bella pesante. Vediamo se riesco ad aprirlo, ok? E vi faccio vedere questa camicina indossata. Questa camicia viene 54 euro in cotone, guardate, mettete così, vi copre anche, diciamo, il pezzo della pancia che magari desiderate coprire. Voi coprite le vostre braccia, avete una camicia di cotone indossata che sta benissimo anche su un jeans o su un paio di jeans bianchi, jeans normale, su una gonna anche, su una gonnellona ampia, e questa è una soluzione per poter coprire le braccia, però con la manica tre quarti, quindi è morbida anche il giro manica e la manichina. Questa camicia è disponibile, l'ho fatta anche nel rosa, perché mi piace tanto quest'anno, questo rosino proprio delicato, e poi l'ho fatta nell'azzurro, così, guardate che bella anche sopra questi pantaloni, oppure ho preso la camicia invece dritta, un po' in sbieco, diciamo a righe verticali, che cambia un attimo dalla solita camicia classica. Ecco, qua sotto mi ero già preparata, però non mi sono più cambiata, quindi va bene così. Questa è una telina, lasciamo giù. Questa è una camicina in cotone, così, dritta. Allora, qua mettete collo camicia in sbieco. Cos'hanno di intelligente queste camicie? Che nascondono i punti che voi volete coprire, perché quando il mio occhio è un po' sfasato dalle righe, dalle forme, dai tagli, muove tutto il corpo. Quindi se mettete una cosa così e volete coprire la parte del fianco, non va bene. Se mettete cose un po' originali, diverse, che danno quel tocco un po' di mosso, guardate che bella dietro. È una camicina veramente diversa. Quest'anno sapete che la camicia è un'altra cosa che vi tocca stirare, perché ritornano tanto. Infatti molte non sono felici di questa moda, perché dicono no, la camicia non la voglio perché la devo stirare. Non ne vogliono proprio sapere di camicia. E un'altra camicia molto bella è questa qua che vi ho fatto vedere, viene 52 euro, veste molto bene. E un'altra camicia è questa di tensione, guardate che bella, è una telina freschissima con questo disegno di righe informi blu chiaro, celeste e bianco. Poi vedete tutte questa passamaneria con delle nappine che scende, e anche dietro ha queste nappine. Sono camicie un po' diverse, comunque lo so che ve ne intendete, perché quando entrate, pam, l'occhio va lì. Senza dirvi neanche niente, vi faccio vedere le altre, voi tam, andate a prendere questa, giustamente, viene 97 euro. Ma mi piace che avete l'occhio per le cose belle, molto belle. Ok, la parte, diciamo, degli abiti l'ho terminata, perché poi le gonne ve le ho fatte vedere. Ah, ecco, no, è arrivato questo completo bellissimo, sempre mistolino, color cammello, più cammello di quello di prima, un vero cammello, con sopra la sua camicia. Questa qua è una delle camicie che in estate vanno tantissimo, perché sono in lino, ve le sentite fresche, le buttate anche queste sopra una canotta, e soprattutto questo colore è un colore neutro. Lo mettete sul bianco, soprattutto sul marrone, mettete sull'azzurro. Camicia 36 euro, mentre abbiamo il pantalone a 36 euro. Ora mi sposto, vi faccio vedere altre due cosine, che sono... Arrivo, ragazze? Vi faccio vedere altre due cosine, che sono l'arrivo delle nuove borse intrecciate. Sono delle borse intrecciate davanti, dietro alla zip, ha questa cinghia finita con delle borchie, vedete, un po' vintage,
e dentro è la classica pochettina che ha la sua tracollina ed è sempre rivestita in stoffa e molto facile da usare, tracollina comodissima comunque. Poi è arrivata quest'altra tracolla, un po' più, diciamo, anni 70, con le due fibiette, patta davanti, bottoncini, patta intrecciata, la pelle parla da sola perché so che ve ne intendete, tasca sul davanti, zip sopra e zip dietro, sempre color cuoio perché è uno dei colori che da adesso partono molto facilmente. Poi è rientrata, a cui ho fatto il filo, questa pochettina intrecciata con l'intreccio più grosso, color avorio fango sfumato. Vedete che non ha mai regolarità, la pelle botalata non vi dà mai un colore unico perché è il bello proprio dell'effetto naturale della pelle e della lavorazione. Anche questa borsa che non ha momenti per essere adattata a tutti i colori perché è molto molto neutra. E queste sono le novità delle borse. Poi volevo farvi invece vedere questa camicina appena arrivata in viscosetta di jeans, manichina, scesa così un po' alla grise, con il nodo davanti, bottoncini, vedete che è freschissima, facile, 24 euro, anche per chi adora le cose cortine, anche da mettere su una gonnellona in tulle, mettete una gonnellona in tulle blu, vediamo se ce l'abbiamo, per darvi un'idea. Eccola. Ecco che smonto la vetrina a Luisa, come sempre. Ok, la tolgo addirittura. Guardate che bella. Mettete la vostra gonnellona in tulle blu, così. Mettete sopra la vostra camicina di jeans e sdrammatizzate il tulle che vi sembra tanto impegnativo. Se volete usarlo elegante, lo usate con semplicemente così con sopra una giacca, altrimenti tac, ci picchiate sopra la vostra camicina e usate la vostra gonna in tulle che non rimarrà nell'armadio. Gonna in tulle a euro 27. Ok, altra magliettina che mi è piaciuta molto, sempre finita con il jeans, è questa magliettina in un cotone grezzo, vedete che è un po' puntinato, righe, finita con questo collettino di jeans, goccia dietro con fiocchettino, che io metterei con i jeans così. Guardate che bella, così, Panta jeans marinarette, sempre belle, con questa magliettina che è un po' svolazza ma non troppo corta, ma siete nel nuovo. Adesso prego seguitemi, oggi che bello, oggi mi sento una signora ad avere la mia super aiutante. Allora, come ogni anno cerco delle acque che siano profumate perché molte di voi adorano fare la doccia e poi spalmarvi l'acqua profumata, che è velocissima da spalmare, idrata, però diciamo che è anche molto profumata. L'ho trovata di Dermatrofine da 250 ml, l'ho fatta in 4 fragranze che sono White Musk, quindi muschio bianco con questa fragranza di fresco e pulito, soprattutto per chi ama anche il white mask nella lavatrice, può metterselo anche sul corpo. Poi abbiamo il fico freschissimo, molto molto fresco, con dentro anche delle note legnose, quindi vi dà idea di verde, prati, mentre vi mettete l'acqua, ciao, sognate un quarto d'ora. Poi abbiamo Sea Salt, qua vi faccio andare subito al mare perché è una fragranza marina delicatissima che vi va voglia proprio di prenotare le vacanze. E infine abbiamo il profumo proprio del talco, che vi riporta un po' a quelli che erano i ricordi della vostra infanzia bella. Quindi se l'infanzia è stata brutta non prendete il talco, se l'infanzia è stata bella prendete il talco. 250 ml, 19 euro. Ma il bello è questo, che quando la mettete non ha l'idea di quell'acqua che subito stendi, proprio è un pochino come non oleosa, ma sembra quasi una cremina da spalmare, quindi quando venite qua ve la spruzzo sui vostri tester e vi mando fuori tutte belle piene di acqua. Ultima cosa che vi dico,
sono rientrati i famosi stick tinté Regard, il famoso stick anti occhiaie, quindi che è leggermente colorato, ha questo effetto un po' di bagnato quando lo mettete, vi copre benissimo le occhiaie e vi fa un po' l'effetto lifting. Chi l'ha usato non lo molla più, vedete che è leggermente tinto, faccio vedere sulla mano, voi lo mettete, ha proprio l'idea un po' di bagnatino, lo stendete, tac, rimane fermo, quindi è quasi un aggrappante ed è favoloso. Io me lo metto un po' ovunque, tipo, non solo contorno occhi, ma a parte contorno occhi lo metto anche sulla palpebra, lo metto qua in queste rughe simpaticissime, odiose, che dicono tutte delle espressioni, ma me le chiamo i miei, sì, poi li metto qua in mezzo. E insomma, ogni volta che vedo una pieghettina ce lo metto sopra, sperando che faccia l'effetto desiderato. E viene 35 euro. E per oggi, ah no, non è vero, l'ultima cosa, mi è rientrata la linea di Thalea che aspettavate, quindi è arrivata, è rientrata la linea Recalm, la linea rigenerante, viso e purificante. Sono arrivati il siero concentrato per la pelle sensibile e il siero energizzante per la pelle un po' affaticata che ha perso un po' di tono, i famosi tre contorno occhi che stanno andando alla grande perché non danno neanche idea, non danno neanche problemi di allergie agli occhi, proprio hanno dentro questa centella, questi peptidi che non provocano alcuna irritazione, anche se avete l'occhio molto delicato, ve li consiglio perché mi ha dato un buon test una cliente, mi ha detto Cri, consiglialo perché è favoloso per chi ha problemi di prurito agli occhi, occhi che lacrimano, sono veramente buoni. Anche qui è rientrato il rigenerante, il liftante e il drenante per chi ha l'occhiaia un pochino più gonfietta, la mousse struccante che va sempre alla grande, che è una mousse facile ma che vi dà l'idea di lavarvi bene la faccia, così come il gel struccante, c'è chi preferisce la mousse, c'è chi preferisce il gel. Poi l'essenza 365 che è il famoso essenza viso energizzante, illuminante, rigenerante, è un booster. Quindi cos'è il booster? Il booster è un potenziatore della crema che mettete, quindi ci va, vi struccate, mettete l'essenza, mettete il siero, mettete il contorno occhi, mettete la crema, il tutto in 5 minuti dovete farlo, se no, ah scusate, c'è anche il tonico, logicamente 24 ore che piace tantissimo, lo stanno prendendo anche per la mattina, cioè vi dà proprio idea di oddio che bello, mi sveglio, do una bella passata di tonico che mi rigenera proprio la faccia, vi dà come una sveglia, anziché due sberle mettete il tonico 24 ore e poi l'olio struccante bifasico occhi e viso, questo è l'olio delicato, ideale anche per le pelli e gli occhi più sensibili, quindi è leggermente oleoso. Io ragazze per ora vi saluto, per la settimana prossima avrà ancora molte novità, soprattutto anche nel campo della cosmesi, perché stanno arrivando dei prodottini fantastici, ottimi, anche di Payot che vi ripresenterò. Quindi per ora vi do un bacione, vi ringrazio per l'attenzione e buon appetito. Ciao, grazie!